Max Ferraro ci dice: mi hanno scelto per fare l'insegnante, ma avranno fatto bene? Ma spero di sì. Penso proprio che bisognerà chiedere più che altro agli allievi se hanno fatto bene. Ma di sicuro comunque ho sempre studiato molto. Spero di fare bene. Lì bisogna vedere anche se gli allievi si trovano bene. Fino adesso non ho avuto problemi. C'è sempre qualcuno che smette. Forse perché si trovano davanti a cose o a dei metodi di studio che magari non riescono a portare a termine. Una frase che dico sempre è che la musica non è per tutti. E sono sicuro di questo. Magari non lo è neanche per me, però io ci provo ancora. Come insegnante hai la possibilità di fare un lavoro diverso dal solito? Beh sì, sicuramente è stata un'occasione incredibile per me, proprio a livello professionale. Mi è andata bene perché comunque mi hanno preso come supplenza e ho fatto il primo seminario, l'ho fatto a Cannobbio, che tra l'altro è andato molto molto bene. E avevo una classe sui 10 allievi. Alla fine a me insegnare mi dà sempre uno stimolo. E poi mi piace vedere comunque che c'è sempre gente interessata alla musica. Cosa vedi di nuovo nei tuoi allievi più piccoli? Ma sicuramente tanto rock and roll, perché no, scherzo. Beh, con un insegnante così io, cioè, vivo proprio a 360 gradi il rock and roll, ma lo vivo proprio giornalmente, ma non solo con la musica, proprio il rock and roll è dentro, cioè nel senso si vive, è una cosa che non è che puoi imparare. Ascolto diversi generi musicali, che comunque possono essere il jazz, la fusion, o reggae, pop, e cerco di trasmettere ai miei allievi che non esiste solo un genere musicale. La musica non è solo il jazz o il rock o il metal o il rock and roll o il garage, cioè la musica è tutto. Se uno è curioso riesce a farlo, se no vabbè, ognuno prende le sue strade, sceglie un determinato genere e lo fa. Però un consiglio che do sempre ai miei allievi è comunque di ascoltare sempre tantissima musica. Allora, tu, qual è il tronco? Un caco, una cosa, tu, tu, ca, un, ok. Eccolo lì, ok, controlla di più le cose. Sì, praticamente il 7 e l'8 novembre, che abbiamo fatto il primo seminario Kit a Cannobbio, praticamente per la formazione di musicisti, per creare comunque dei gruppi musicali, delle band pop rock, che comunque si differenzia dall'altro progetto Kit per orchestra. Infatti qui volevo dire che comunque noi non abbiamo un numero limitato, ci si può iscrivere quando si vuole, comunque basta andare sul sito, adesso non mi ricordo bene come. Però la formazione è questa, nel senso abbiamo fatto il mattino come delle lezioni divise per strumento, cioè batteria, basso e chitarra, che comunque sono i tre strumenti fondamentali della musica pop rock. E poi il pomeriggio con la musica d'insieme, alternando comunque i musicisti sui vari strumenti. Ma credo che comunque il risultato finale sia creare la band. Siamo di nuovo. Ok, solo. Capitano che in questi contesti come il Kit persone che non hanno mai suonato. Ho notato che ci sono stati anche degli iscritti che avevano già comunque una buona infarinatura, avevano già delle basi, un bagaglio tecnico che poteva andare bene. Poi magari si potrà suddividere base, medio e alto, proprio del livello
che hanno i singoli allievi per formare proprio le formazioni. Il confronto tra il progetto KIT rispetto a quando tu, il Miki e il Marco avete iniziato? Beh, sicuramente è un'opportunità grandissima, anche perché comunque quando ho iniziato io, lo stesso Miki Guaglio, Marco Cassone, giusto per citarne qualcuno, era molto più difficile, vabbè, tra virgolette, perché comunque c'era quello, volevi suonare, iniziavi a entrare amici, come comunque si fa anche un po' adesso, però non c'erano sicuramente queste opportunità, cioè più comode, diciamo. Secondo me vuol dire che comunque qualcuno ci crede ancora nella musica, perché ti danno la possibilità a chi si iscrive di fare un percorso gratuito, si può dire? Una parolaccia. No, fai un saluto a tutti i tuoi allievi, un saluto rock and roll. Ciao a tutti e rock and roll forever. Grazie mille.